Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Simone. E allora sembra lunedì, ma in realtà è venerdì, perché invece ieri è stata festa. Venerdì. Sì, anche se è vero che le strade di Roma sono vuote, sì. Molti sono partiti per questo lungo ponte da giovedì 8 a domenica 11. Ma noi ci siamo come sempre per tenervi compagnia, per informarvi, soprattutto per intrattenervi. Oggi puntatona, abbiamo oggi un super ospite, vero Anna Maria? Sì, oggi portiamo qui nel nostro salotto mattutino il papà più famoso d'Italia, influencer, e con la sua piccola Ilari. Sì, poi le chiediamo perché si chiama Ilari, ma io ho un sospetto che sì. È un tifoso romanista, secondo me. Non lo so, secondo forse me sì. È laziale, non lo so, però glielo chiederemo. Cominciamo però dall'informazione. Sì. Sì, è un tema caldissimo, se ne sta discutendo tantissimo, la decisione del governo Meloni di innalzare a 60 euro la soglia entro cui i commercianti potrebbero rifiutarsi di accettare un pagamento digitale, elettronico, quindi bancomat o carta di credito. Secondo il vice premier Salvini vale il principio che il cittadino deve essere libero di pagare come ritiene, di prelevare i suoi soldi in banca come ritiene. Ma c'è anche chi pensa, Anna Maria, che questa manovra potrebbe, come dire, facilitare l'evasione. Perché tanti contanti, sì. Quindi di conseguenza evasione. Ne parliamo con il nostro giornalista di Cusano Media Group, Giovanni Manco. Buongiorno Giovanni, bentornato. Buongiorno a voi. Ci sei mancato, eh? Anche voi. Sì, grazie per essere tornato, Giovanni. Allora, Giovanni, contanti o POS? Ma loro, il governo ovviamente, ne fanno una questione di libertà, no? Ho sentito questa parola prima. Però la domanda è dove finisce la libertà dell'esercente e dove inizia quella dell'utente? Sì. Nel senso... Se è vero che l'esercente, come le parole del vice premier, detto l'esercente deve essere libero di accettare o non accettare un pagamento, io utente devo sentirmi libero di poter legittimamente pagare una prestazione, un bene o un servizio nella modalità che mi è più congeniale. Io posso anche non avere moneta in tasca. Sono completamente d'accordo. Il mio posto, insomma. Esatto. Sì, questo è vero, a volte ci troviamo in situazioni, a me è successo personalmente, dove non mi hanno dato la possibilità di pagare con il POS, dicendo che era rotto e anzi... Sì, no, è una bugia, insomma, è una che viene bugia, detta perché molto erano spesso. Le due di notte, io ero senza contanti, ero andata a mangiare fuori e mi chiedevano alle due di notte di andare alla prima banca vicina a prelevare e io mi sono rifiutata, ho detto a me non interessa, io se volete ve li porto domani, ma io ho il POS, quindi a volte ti trovi in situazioni anche molto scomode. Sì, imbarazzante. È anche vero, Giovanni, che sappiamo che c'è una soglia minima per poter pagare con il POS. Sì, dovrebbe essere fissata a 60 euro secondo quanto è scritto sulla manovra di bilancio. Ricordiamo che la manovra sarà soggetta a delle modifiche, perché sono arrivati ieri proprio in commissione bilancio al Parlamento più di 1000 emendamenti, quindi 1000 richieste di modifica della manovra nelle sue parti testuali, nelle due parti specifiche, da parte di tutti quanti i partiti, anche partiti di centrodestra che hanno chiesto dei correttivi, ma soprattutto dell'opposizione. Circa 900 emendamenti arrivano dal PD, più di 800 dal Movimento 5 Stelle, quindi è una manovra che probabilmente cambierà, e la domanda che ci stiamo ponendo è se cambierà su questi due aspetti, e uno è proprio quello del tetto al pagamento con il POS, e l'altro è quello del tetto. Inizialmente era 30 euro, era adesso 30 euro, sembra infatti. 60, comunque sicuramente è una manovra che sta facendo parlare moltissimo. Allora facciamo così, Giovanni, vediamo questo servizio confezionato dalla nostra Vanessa Piccioni, che fa proprio il punto della situazione, vediamo. Nessun limite, poi 30 euro, infine 60 euro, ma la vicenda della soglia per accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito, accompagnata dall'addio alle sanzioni per chi rifiuta, non sembra ancora finita. È attesa una retromarcia ufficiale del governo.
Quella dei 60 euro è una soglia indicativa, ha ammesso la Premier, può essere anche più bassa. C'è un'interlocuzione con la Commissione europea perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del PNRR. Nel frattempo arriva un altro colpo alla norma della legge di bilancio sui pagamenti elettronici dopo quello della Corte dei Conti con le parole di Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia, alle commissioni riunite bilancio di Camera e Senato. Per Balassone i limiti all'uso del contante rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione. C'è inoltre evidenza che l'uso dei pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale. La difesa della coalizione di maggioranza sul provvedimento sta di dietro fronte e si riassume con quello che aveva preannunciato Giorgia Meloni. È una soglia indicativa, può essere rivista, c'è apertura. Un'apertura non mostrata invece sulla riforma del reddito di cittadinanza. Ma le opposizioni continuano ad attaccare. Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico, chiede di eliminare le norme incriminate. Matteo Richetti, capogruppo di Azione Italia Viva alla Camera, esorta a mettersi d'accordo. Un giorno il tetto al contante è rivedibile, il giorno dopo va bene così com'è. Un giorno Salministra parla, poi arriva Meloni a spiegare. Peccato che i dubbi sui pagamenti digitali e flat tax ce li ha anche Banca Italia, non l'ultima bocciofila del paese. Giuseppe Conte, per conto del Movimento 5 Stelle, appare il più duro. Un governo che abolisce il reddito di cittadinanza per introdurre l'evasione di cittadinanza. Ecco Giovanni, mi pare di capire che ci sono molti dubbi, c'è molta confusione, tante voci messe insieme, sei d'accordo? Poi ognuno chiaramente dice la propria per far sentire la voce, sembra sempre, no? Che vince chi urla di più. Certo, le parti politiche, come stai dicendo bene tu, lo fanno per questioni di comunicazione, sì. Quindi di raggiungimento di obiettivi personali. Per esempio Giuseppe Conte è uno di quelli che si sta esponendo in maniera molto netta e molto dura contro questa manovra, se non altro perché ci sono dei passaggi che procedono alla revisione del reddito di cittadinanza, che è una manovra simbolo del Movimento 5 Stelle. Detto questo, oltre alle parti politiche ci sono le parti sociali però che stanno commentando questa manovra, quindi dai sindacati a Banca Italia, passando per Confindustria, sono molti i pareri critici relativi ad alcuni passaggi di questa manovra, soprattutto su due di cui abbiamo fatto menzione prima, quindi il tetto al POS e il tetto al contante. Attenzione, perché i dubbi arrivano anche da Bruxelles, dall'Europa, quindi da questo punto di vista dovremmo capire quanto il governo, che in lunghi tratti di questa manovra ha mostrato rigore nei conti, negli impegni presi con l'istituzione europea, su tanti punti di vista, ricepirà questo messaggio, perché appunto l'Unione Europea ha fatto sapere che non è molto in linea con gli standard questa decisione, sia del tetto al contante che del POS. Beh, è anche vero che il tetto del contante dovrebbe essere aumentato, Giovanni, con il nuovo governo. Sì, si esatto, parla di questo. 2.000 euro? Forse di più. Sì, anche questo c'è in manovra, addirittura si parla di 5.000. Bisogna appunto capire un po' quale sarà il prodotto finale, perché c'è l'elemento messo dal governo scritto in manovra, poi ci saranno i vari emendamenti, più ci sono i pareri dell'Unione Europea. Io credo che alla fine avverrà una sorta di labor limite, quindi questi aspetti non verranno cancellati, mi sembra difficile, perché il governo da questo punto di vista vuole dare una sua identità a questa manovra di bilancio, però magari verranno revisionati almeno nelle cifre, nelle entità. Beh, sicuramente, come diceva Simone in apertura, è anche una questione, una lotta all'evasione fiscale. Più si aumenta il tetto dei contanti, più c'è la possibilità di evadere. Però è anche vero che a volte, dimmi se sei d'accordo con me, ci vuole anche un po' di buon senso, nel senso che mettiamoci dalla parte dei commercianti, vai a pagare un caffè con la carta, è giusto che anche loro, insomma, gli girano un po'. Sì, anche perché c'è anche confusione su questo, Giovanni, la commissione, no, che viene pagata dal commerciante, perché per alcuni è molto bassa, vedevo dei servizi di un centesimo. C'era questa signora proprietaria di questo bar, la cui commissione si aggirerebbe a 3,50 euro, parlava di un ragazzo che è andato a pagare il caffè di un euro col POS, ovviamente è andato a perderci 2,50 euro. Quindi anche qua bisognerebbe fare una distinzione netta, perché questo secondo me è la preoccupazione poi maggiore dei commercianti, la commissione, certo, che vanno a pagare. Ci vorrebbe una legge anche su questa, Giovanni, anche su questo, Giovanni, sulla commissione dei POS. Certo, ma infatti questi sono i problemi che vengono fuori quando si fa il salto lungo della gamba, nel senso che
magari si può anche procedere verso un favoreggiamento del pagamento col POS, e io sono favorevole a questo perché sono per la libertà di pagamento e per la tracciabilità, perché ovviamente uno Stato che evade, l'economia che evade non fa bene, non fa bene allo Stato e non fa bene ai cittadini e alle cittadine. Però ecco, da questo punto di vista, forse prima di procedere in questo senso è necessaria una modifica fiscale per quanto riguarda questo che state dicendo voi, quindi il regime di commissioni. Guardate, all'estero è la prassi, cioè all'estero contante ce n'è pochissimo, sali sul mezzo pubblico, passi la tua carta su un mezzo elettronico e quello è il biglietto, vai al bar, vai al caffè, con Sì. la carta, addirittura col cellulare che è caricato sulla carta. Quindi ecco, da questo punto di vista siamo molto indietro e c'è Sì, anche un è problema, vero. capisco gli esercenti, c'è anche un problema legato alle commissioni. Eh sì, qui insomma invece di andare sempre più verso il digitale, l'Italia Torniamo sempre indietro. fare un passo indietro rispetto appunto all'estero dove effettivamente anche il caffè, passi il cellulare e via. E vai, Ascoltiamole, qui quando succede io riguardano faccio male. wow, Sì, so io che sono effettivamente. vecchio stampo. Vogliamo ascoltare le parole della Premier Meloni? Ascoltiamo Sì. Giovanni, poi le commentiamo insieme, prego. Obbligo di POS. In pratica ci si dice, ci volete impedire di pagare con il POS, cioè con le carte di credito, col bancomat, con la moneta elettronica, e perché anche qui volete favorire l'evasione. Ora, intanto, esattamente che cosa sta facendo il governo? Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. Il piccolo importo attualmente individuato da noi è quello della sanzione. Oggi, se un esercente rifiuta il pagamento elettronico, può avere una multa. Quindi, fino a 60 euro, noi non vorremmo obbligare il commerciante a dover accettare il pagamento elettronico, ma diciamo che la soglia dei 60 euro è indicativa, nel senso per me può essere anche più bassa. Tra l'altro c'è ovviamente su questo una interlocuzione con la Commissione europea, perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del PNRR, quindi bisogna vedere e vedremo come andrà a finire l'interlocuzione. Ora però perché noi facciamo una misura di questo genere? Intanto cerchiamo di fare un po' di chiarezza. In Italia l'unica moneta a corso legale è il denaro contante stampato dalla Banca Centrale Europea. Significa l'unica moneta con la quale tu non puoi rifiutare di farti pagare è l'euro stampato dalla Banca Centrale Europea. La moneta elettronica è una moneta privata. È una moneta legale, chiaramente, ma privata, gestita dalle banche e dalle realtà, diciamo così, autorizzate a fare questo. È un servizio. Come tale, quel servizio ha un costo. Oggi, quando noi usiamo il bancomat, la carta di credito, quel costo è a carico dell'esercente. E questo che cosa significa? Quando io pago il gelato, 3-4 euro, quando pago il quotidiano, un euro e qualcosa di più, con la moneta elettronica, quel gelataio, quel edicolante, per darmi la possibilità di pagare con la carta o con il bancomat, pagano una commissione. Ma io non lo pago di più, è lui che guadagna di meno. Il che significa che ovviamente questo obbligo di accettare il pagamento elettronico per importi così bassi incide tantissimo sull'esercizio di questi commercianti. Cioè, provo a fare una domanda. Se il costo del mio pagare col bancomat il giornale ricadesse su di me e io pagassi la commissione, cioè pagassi quel giornale di più per pagare con il bancomat, lo pagherei col bancomat? Probabilmente molti no. Molti sceglierebbero di pagare il caffè in contante. E io penso che questa libertà debba valere anche per l'esercente. Giovanni, vedremo come andrà a finire l'interlocuzione con la Commissione europea. Secondo te come andrà a finire questa interlocuzione? Esatto, è toccato a voi il punto principale di questo passaggio. Di apro e chiudo parentesi, un format di comunicazione molto interessante, questo degli appunti di Sì. Giorgia, chiusa parentesi. Esatto, questo che hai detto tu dell'interlocuzione con la Commissione europea è il nodo principale. Cosa emerge da questa
questo stralcio che abbiamo visto, che Meloni parla su due livelli, parla dell'Unione Europea, quindi specificando che sarà rispettosa del parere che verrà da Bruxelles e quindi cercherà di fare sintesi con questo, ma parla anche a un elettorato, cittadini e cittadine che sono anche un elettorato, nello specifico esercenti, i piccoli commercianti, chi ha un negozietto, chi ha un bar. Quindi cosa vuole fare? Vuole dare una mano a loro, questo pezzo della manovra in bilancio, ma allo stesso tempo non può perdere la credibilità agli occhi dell'Unione Europea. Quindi mi chiedi come andrà a finire. Io ipotizzo che alla fine questo provvedimento non verrà revocato, ma verrà ammortizzato, quindi magari il tetto non sarà 60, ma sarà, Sì. ipotizzo, 30, 25, forse si verranno in conto da questo punto di vista. Sì, ma Simone e Giovanni, vogliamo vedere anche cosa ne pensa la gente? Sì, siamo Siamo andati il nostro Lorenzo nostro Lorenzo Petrucci, Petrucci, sempre sempre sul pezzo. pronto, è andato tra la gente a chiedere se cosa preferiscono tra POS e contanti e soprattutto cosa ne pensano di questa manovra del governo. E allora mandiamo il servizio. Paghi più in contanti o con il POS e perché? Allora, io ho la tendenza a pagare più in contanti, per il semplice fatto che nella mia vita non ho mai avuto carte di credito. Adesso recentemente ne ho una, ma preferisco evitare, soprattutto perché avendo un'attività mia di famiglia mi rendo conto che è una spesa per chi, il negoziante. Quindi tendo solitamente a non fare pagamenti piccoli con la carta. Se sono pagamenti grandi, sì, ma pagamenti piccoli no. Contanti. Semplicemente non sono abituata con la carta. Pago più in contanti, sì, perché lo trovo più comodo e anche da un punto di vista di risparmio personale. Con il POS uno perché è più comodo e non pago nessuna commissione per ritirare in nessuna banca, dato che lavoro con banche estere, è più effettivo a un'evoluzione del mondo senza i contanti e senza il lavaggio dei soldi. Contanti, perché è più comodo. Pago più con il POS perché è un metodo più rapido, è più utile rispetto a portarsi sempre i contanti appresso. Solitamente mi trovo a pagare con il POS perché è più facile, è più comodo e sinceramente tanto spesso non tengo soldi contanti nel portafoglio. Se non si spende almeno 60 euro, l'esercente potrebbe non farvi usare il POS. Siete d'accordo e perché? Sì, sono d'accordo. Ovviamente 60 euro magari è troppo, è un range troppo ampio come prezzo, quindi penso che sui 20 euro, 10 euro comunque si possa effettuare un pagamento con il POS, però per tipo prendere un caffè 1 euro non credo sia necessario. No, perché non tutti hanno la possibilità al momento di ritirare dei contanti, è più comoda per molte persone la carta, quindi no. No, non sono d'accordo perché appunto bisogna lasciare la possibilità a tutti quanti di pagare come uno preferisce. Una spesa minima di 1 euro ci può stare che non me la fai pagare con la carta, ma 60 euro dovrebbe essere, cioè, una spesa giusta che tu mi dovresti accettare il mio pagamento con la carta, perché comunque, cioè, cosa cambia in 60 euro contanti e 60 euro in carta? Niente, che paghi in euro di commissione? Sì, perché è una perdita di tempo secondo me pagare col POS per 2 euro per esempio. Sono d'accordo perché appunto se ti rubano la carta possono non utilizzarla in questa maniera, quindi è più sicuro insomma. No, non sono assolutamente d'accordo perché capisco i limiti imposti magari dalla tassazione sul POS, ma è obbligatorio comunque da parte dell'esercente utilizzarlo e di conseguenza sono tenuti a farmelo utilizzare. Allora, Anna L'opinione Maria, pubblica è divisa. Giovanni, sì, abbiamo pareri, ecco, discordanti. Quel che è certo è che il vice premier Salvini, insomma, ha detto che lui adora andare al bancomat e prelevare. Diciamo, anche ha usato, se è vero che dice che il cittadino deve sentirsi libero, no? Di pagare come vuole, nella modalità che preferisce. È anche vero che ha usato, forse un'espressione anche poco elegante, che chi va al bar e paga il caffè con il POS è un rompibì, diciamo. Boh, guarda, allora, per una Giovanni. volta secondo me non ha detto una No, cosa no, 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 no. sbagliata. Ha No, anche ragione, secondo Giovanni. me, Giovanni. Ma sai che sono tutti giusti questi pareri, tutti Sì. quanti, anche quelli che abbiamo ascoltato nell'ottimo video che avete proposto, nell'ottimo Vox Populi. Quello che deve fare il governo è mettere insieme i pezzi, quello che deve fare un buon governo, quindi garantire la libertà
su ambo i lati, quello degli esercenti e quello degli utenti, e allo stesso tempo garantire un regime fiscale di tassazione quanto più possibile agevole. Quindi il problema, secondo me, a monte, l'abbiamo detto prima, non è posso o non posso, ma è garantire condizioni fiscali e di tassazione agevoli a tutti, affinché anche gli esercenti possano accettare, ora non dico un euro col POS, assolutamente, ma anche pagamenti di 5-10 euro. Sì, a volte si parla del fatto che noi in Italia siamo ancora arretrati da questo punto di vista, no? Anche se andiamo semplicemente a Milano, molti usano soltanto la carta per pagare. Però di base c'è un problema di fondo. Proprio adesso, mentre guardavamo la Vox Populi, no? Parlavamo con qui nello studio, anche con i nostri redattori, dicevano: ma chi è che paga? Perché è più comodo i contanti? Ma non è vero. Allora la riflessione è questa. I contratti di lavoro a volte non esistono in Italia, soprattutto, ahimè, essendo io del sud, ma anche al sud la situazione è così. Quindi come si fa a voler pagare col POS se poi invece ancora esistono pagamenti in nero, senza contratto? Per questo siamo ancora arretrati da questo punto di vista. Per questo siamo ancora arretrati e per questo siamo resilienti in alcuni errori, cioè vedere la superficie e non in profondità. Cioè, è inutile parlare di, ripeto, POS, contante, pagamento, come pagare, quando vai sotto acqua e trovi tanti problemi, dal lavoro in nero, ai contratti non in regola, a un regime di tassazione agevola, a tutte le liquidità, quindi... Purtroppo in Italia ancora chi è povero paga più di quello che può Resta, pagare. Sì. Quindi stiamo parlando di tanti problemi strutturali di questo paese. E se ci riflettiamo, la discussione intorno a POS è anche piuttosto ridicola, no? Sicuramente, perché come dici tu, ovviamente i problemi sono altri in questo momento. Sì. Tra l'altro, Giovanni, arriviamo verso la fine dell'anno, verso la fine dell'anno fiscale e da gennaio 2023 cambieranno tante cose anche per quanto riguarda le partite IVA. La fatturazione, sì. E la fatturazione. Quindi, ahimè, abbiamo ancora cose da rivedere. Certo, quindi diciamo che ci saranno dei cambiamenti un po' più identitari. Ecco, il governo ha fatto cose di centrodestra, la manovra è su due livelli: una parte di rigore per l'Unione Europea e mantenere gli impegni, entro fine anno vanno completati gli impegni sul PNRR, altrimenti molti soldi non arriveranno e i comuni piangeranno, ma ci sono anche dei passaggi identitari che partiranno, come hai detto tu, nel 2020 la flat tax. Sì. Quindi l'aliquota fissa al 15% per i lavoratori dipendenti e la revisione del reddito di cittadinanza, che avrà un limite di 8 mesi di mensilità per gli utenti, le persone occupabili, e quota 103. E allora Giovanni, possiamo approfondiremo la settimana prossima le nuove manovre ovviamente finanziarie del nuovo governo e soprattutto come è andato avanti, come è finito questo anno 2022 anche a livello finanziario in Italia. Grazie per essere stato con noi. Grazie Giovanni Manco, sempre Grazie impeccabile. Grazie a voi, buona giornata. Buon fine settimana Giovanni, a presto. E allora sì, noi ci fermiamo sì, ovviamente per la pubblicità, poi ritorniamo subito qua, fa sì, pure rima. Continuiamo con un po' di informazione e poi informazione, vediamo come poi ci sarà sono le il nostre weekend. Stelle. Sì. A tra poco.